Flavio Ferraro, country manager di ACAP del One Touch. Ciao Flavio. Ciao, buongiorno a tutti. Si è appena conclusa l'IFA di Berlino e Alcatel One Touch ha presentato molte novità. Ce le vuoi raccontare? Sì, molte novità, anche se sono novità che noi lanceremo nel mercato da adesso fino a Natale, quindi sono novità del quarto trimestre. Poi si gira pagina con l'anno nuovo, CES, Mobile World Congress, nuova gamma, nuovi prodotti. I prodotti chiave che abbiamo presentato sono l'IDOL 3C. L'IDOL 3 è stato il nostro cavallo di battaglia, il nostro leitmotiv sin dalla Mobile World Congress. L'IDOL 3C è un'evoluzione che mantiene le stesse caratteristiche elettriche, le stesse. Quello che cambia è la parte meccanica, la scocca. Adotta una scocca posteriore intercambiabile, colorata, per cui siamo in grado di offrire IDOL 3C con una gamma di colori ampia, con colori molto moderni, giovanili e così via. Cambia un po' il target. Questi colori, cover, evidentemente con cover colorate si guarda con maggiore propensione al mondo dei giovani, e non a caso il prodotto è un prodotto giovanile, perché se vi ricordate caratteristiche chiave erano lo speaker della JBL, che dà un'altra qualità dell'audio, tutta una serie di cose giovanili. Diciamo che così si avvicina ancora di più, no? Al target di riferimento. Poi abbiamo avuto Popstar e Pop-Up. Sono due prodotti da 5 pollici, due prodotti per noi della gamma media, quindi comunque prodotti con un buon setup di prestazioni, display, qualità 3G e 4G, e in particolare con la possibilità di avere dei cover intercambiabili. Cover intercambiabili in questo caso sono dei cover che possono avere la finitura in legno piuttosto che in jeans, o comunque dei materiali innovativi. Per poi passare al GoPlay, che forse io posso ritenere essere la nostra, voglio dire, star dell'IFA di Berlino. Il GoPlay è un prodotto 4G, 5 pollici, un prodotto ruggidized, un prodotto IP67, quindi è un prodotto pensato per la vita all'aria aperta, per un utente sportivo, quindi che apprezza sia chiaramente un prodotto di alta prestazione, ma non un prodotto intrinsecamente fragile. E anche questo è disponibile con una gamma di colori molto ampia, addirittura con una finitura bimateriale che dà questo effetto così particolare anche al tatto. E per continuare, Go Watch. A marzo, sì, direi di sì. A marzo abbiamo presentato il nostro primo wearable, il nostro orologio, e questa è un'evoluzione che si sposa come posizionamento con questo, nel senso che pur mantenendo i fattori chiave di quel prodotto, che ricordo essere il fatto di essere funzionante sia con il sistema operativo iOS che con Android, quindi esistono le applicazioni per entrambi, il nuovo dispositivo è un dispositivo ruggidized, anche questo moderno, con le finiture in gomma, quindi per un utilizzo sportivo, resistente agli urti, pur mantenendo le caratteristiche chiave del precedente prodotto. Flavio, quanto è importante avere una gamma per i teenager, per i giovani oggi, che sono di fatto il cliente del domani, quindi già conquistarli oggi significa portarsi avanti? Guarda, ti rispondo diversamente, dico quanto è importante, faccio io la domanda a te. Ok. Quanto è importante avere una gamma ampissima, fondamentale. Io non vorrei abusare, ma probabilmente siamo il costruttore con la gamma più ampia di prodotti. Più ampia di prodotti sia nello smartphone, nel feature phone o negli altri dispositivi. La realtà è che siamo di fronte a un mercato che è maturo, cioè ormai tutti hanno uno smartphone, quindi l'utente è molto attento e molto conscio di quello che vuole o quello che non vuole, per cui non c'è verso che avere una gamma ampissima per poter cogliere ognuno il proprio segmento di utilizzo o di posizionamento prezzi. Quindi, per ritornare alla tua domanda, quanto è importante avere prodotti? Importantissimo. Bisogna cogliere questi clienti che sono molto sofisticati, forse più del cliente adulto, e saperli chiaramente poi cogliere e portarli avanti nella loro crescita e tenerli vivi come clienti Alcatel. Dallo smartwatch ai wearable il passo è breve, anche perché sono sostanzialmente lo stesso segmento. Quale declinazione vedi per evolvere nel prossimo futuro per Alcatel, e quali sono gli spazi di crescita? Ma ascolta, sicuramente un nuovo segmento che sta crescendo crescerà. Per contro devo anche dire che l'offerta è altrettanto aumentata. Però anche qui, più che la funzionalità tecnica, che è fondamentale perché è lo scopo per cui acquisti quei dispositivi, bisognerà anche un po' ripensare la maniera di concepire i dispositivi. Quindi non solo funzione, ma soprattutto design, soprattutto stile, soprattutto, in fin dei conti, non dobbiamo far altro che copiare quello che fanno i costruttori di orologi. Cioè la funzionalità è uguale per tutti, quello che cambia è molto design, finitura, fashion e quant'altro. Qual è la differenza? Voi siete un brand che siete da tanti anni sul mercato. Qual è la differenza fra il brand e il newcomer?
Ma sai, il newcomer può fare promesse e poi dopo può mantenerle come non mantenerle. Noi le abbiamo mantenute da 22 anni. Sai, noi siamo un'azienda quotata alla borsa di Hong Kong. Se vai in internet, icl.com, 2618, vedi la nostra quotazione ogni giorno e i nostri risultati trimestrali. Quindi crescere senza guardare il conto economico, non me ne volere, abbiamo tutti e due i capelli bianchi, ne abbiamo visti molti. Crescere in maniera sostenibile, cercando di avere il giusto ritorno dell'investimento per poter far crescere l'industria con le nuove tecnologie, ricerca e sviluppo, è un altro film. Parlando di post vendita, quanto conta l'assistenza oggi, soprattutto nei confronti del consumatore e anche del trade? Fondamentale. Cioè non si può pensare al cliente di fargli spendere, ma anche fosse 10 euro, comunque più tipicamente 100, 150, 200 euro, è in caso di guasto, perché comunque la vita è fatta anche di queste cose, non pensargli di dare un'adeguata assistenza tecnica. Da parte nostra l'assistenza tecnica è sempre stato un credo, e l'assistenza tecnica è fatta di due componenti, la qualità che tu fai a monte, in maniera tale che il prodotto abbia una difettosità più bassa, e problemi poi accadono come poi invece lo risolvi dopo. Allora, tipicamente noi abbiamo sempre lavorato per risolvere il problema a monte in modo tale da avere la più bassa difettosità possibile, ma anche dopo abbiamo sempre, credo, offerto delle buone caratteristiche di performance. Detto ciò, non siamo mai contenti. Ad esempio, per migliorare sempre di più il contatto col consumatore o il trade, avere sempre più problem solving, perché così è la vita, anche nel nostro staff, dalla fine dell'anno scorso, abbiamo una persona dedicata a tempo pieno a queste cose che già in pochi mesi ha fatto vedere migliorare le nostre performance in questo settore qua. La battaglia di Natale sarà prevalentemente legata a chi sarà in grado... Sì, la battaglia navale. C7. C7, il nostro cavallo di battaglia. Sarà chi sarà in grado di coprire questo spazio lasciato vuoto, in tempo, più che in valore. Come determinerete queste strategie e in che modo coinvolgerete il canale? Beh, innanzitutto noi abbiamo una strategia di trade a prescindere da questo evento di cui abbiamo detto, quindi quello che ti sto per dire non è a causa di, cioè è una cosa che va già per la sua strada. Noi abbiamo una strategia di trade che è un'idea di trade, un concetto di trade che abbiamo già cominciato nel 2014 e stiamo proseguendo, cioè abbiamo rilevato la indispensabile necessità di avvicinarsi sempre di più al trade. Il mercato continua a cambiare velocemente e bisogna capire i cambiamenti possibilmente prima che avvengano e essere in grado di dare risposte brevi. Per questo devi essere vicino. Essere vicino vuol dire che noi progressivamente stiamo sviluppando una struttura di direct accounting per i clienti chiaramente più importanti, via via a crescere, così via, perché è l'unica maniera per cogliere le opportunità velocemente, essere in grado di capire i trend, il prodotto, il mercato e quant'altro e offrire soluzioni. Quanto conta ancora oggi la distribuzione? In quali problematiche è immersa e cosa sta facendo per cambiare o cosa dovrebbe fare per essere più vicino al mercato oggi? Ma senti, facciamo un salto indietro. Abbiamo detto che il consumatore è diventato sempre più maturo, cioè nel senso ha piena consapevolezza di quello che compra, di quello che vuole, il valore del prodotto e quant'altro. Quindi il compito nostro del costruttore è offrire un ventaglio di prodotti il più ampio possibile, ognuno per centrare. È chiaro che in questo processo così, consumatore, produttore, chi sta in mezzo alla distribuzione, per cui loro devono fare la trade union fra queste situazioni, per cui in fronte a un consumatore che è sempre più attento e più esperto non c'è verso che avere una qualità di interlocuzione con lui adeguata, saper spiegare le particolarità dei prodotti per poter centrare rispetto a una richiesta che è ben chiara il prodotto giusto. L'integrazione fra offline e online in questo caso può essere una chiave per migliorare l'interazione? Ma senti, per me l'online è chiaramente un nuovo canale distributivo, un dato di fatto, e è chiaro che bisogna gestirlo, no? Bisogna gestirlo con offerte adeguate, evitando sovrapposizione fra i canali, però non è niente di nuovo alla sovrapposizione dei canali che abbiamo sempre gestito all'interno del canale fisico, ad esempio fra open market e operatore, quindi sì, esiste, sì, è un nuovo mercato, bisogna, come dire, essere presenti in maniera adeguata, bisogna fare delle politiche commerciali per non sovrapporre le offerte fra i vari canali. Tutto questo però non impoverisce il mercato, perché comunque favorisce altri tipi di acquisto. Secondo me è semplicemente un allargamento del modo di far consumo, perché adesso spesso si dice la gente va nel punto vendita a vedere il prodotto, lo compra online. Io sono sicuro che succederanno anche questi fenomeni, ma sono anche convinto del contrario. Cioè che la gente va nell'online per vedere una descrizione del prodotto molto accurata, per leggere i commenti di chi il telefono ha comprato, e poi non dimentichiamo mai l'esperienza di acquisto nel punto vendita fisico, cioè io entro, esco col mio oggetto.
Cioè non veniamo a meno a questa grande magia. Parlo con qualcuno a cui faccio una domanda. È chiaro che se ne vengono meno questi due valori, l'online privilegia, però sono due modi assolutamente diversi di consumare. E anche io come consumatore ci sono delle cose che mi ritrovo più comodo nell'online, ma ci sono delle cose dove assolutamente ho bisogno di un momento di dialogo, di confronto. Per cui secondo me l'online ha semplicemente, come tante cose che influenzano il mercato, riscritto un po' le regole, è obbligato a tutti noi a riadattarsi a queste nuove regole e a sforzarsi di fare qualcosa in più di quanto magari non facevamo 20 anni fa. Parliamo un po' di prodotto? Yes. Tablet, noi abbiamo parlato di smartphone, di wearable, yes. Manca il terzo grande elemento che sono i tablet. Eccoci qua. Abbiamo parlato anche qui dei trend di mercato, c'è stata una sorta di evoluzione nel corso delle crescite, comunque di come è andato il mercato, una grande abbuffata prima e un ritorno alla razionalità adesso. Cosa vedete voi? Ma ascolta, sicuramente il totale dice che è un mercato che è in contrazione. E questa è la prima analisi molto superficiale. In realtà, andando un po' più nel dettaglio, come si vede che, come hai detto tu, dopo la grossa buffata dall'inizio, dove si sono definiti i tablet degli oggetti che in realtà sì, lo avevano la forma del tablet, però non riuscivi a farci niente, quindi erano solo venduti con solo l'argomento prezzo e funzionalmente zero, il mercato ha raggiunto una sua stabilizzazione. Quindi adesso il tablet tu sai che cosa vuoi, che funzionalità minima deve avere e così via. E qui noi siamo in controtendenza, quindi un mercato che abbiamo detto che nel giro calo noi cresciamo. E fra l'altro siamo anche fra gli ultimi arrivati, abbiamo cominciato a fare tablet circa meno di 3 anni fa. Perché? Perché la nostra offerta è fatta di un prodotto qualitativo, con le giuste caratteristiche, quindi robustezza di capacità di calcolo, piuttosto che di memoria, connettività. E proprio perché adesso è arrivato il momento in cui sai perfettamente che cosa vuoi, allora noi cominciamo a venire fuori, tant'è che noi cresciamo, insomma siamo praticamente presenti in tutti gli operatori, ad esempio con almeno un nostro prodotto. Senti, Android ha nel mondo dal 70 all'80% a seconda delle zone di market share, e quindi offre un'eccellente opportunità a tutti quelli che vogliono fare comunque uno smartphone a basso costo anche. È anche però un vincolo, è anche, può anche diventare un problema, nel senso che nel tempo abbiamo visto tanti proporre, anche tentare di proporre e imporre il proprio sistema operativo con scarsi risultati fino ad ora. Propone comunque dei rischi per un manifatturiero avere comunque un... Guarda, non è nel nostro DNA, non è nella nostra filosofia pensare o costruire un sistema operativo. Cioè, qui stiamo parlando di battaglia fra giganti e anche chi ci ha provato, ed erano aziende, anche qualche altri gigante hanno fallito, fatto, cioè. Per cui voglio dire, è una battaglia che inizialmente non è nel nostro DNA, perché fondamentalmente sono società di hardware e non di software, e comunque rompere questo binomio o trinomio sarà molto difficile. Poi sai, sul fatto che ci siano delle fluttuazioni a salire e scendere, beh, innanzitutto Android con quel 80% che hai detto può solo scendere. Cioè quando hai una quota così puoi solo essere aggredito dai due altri sistemi operativi, no? Però che ci sia una leadership di Android è un dato di fatto che ci vorrà una generazione per mettere in discussione. Sempre parlando di esposizione, i telefoni oggi sono sempre sotto una tenda. C'è modo di rendere più coinvolgenti per il consumatore finale? Hai avuto tempo di andare in giro per punti vendita a Berlino? Sì, esatto. Allora c'è la possibilità. C'è la possibilità, sì. bisogna volerlo. Cioè non è che bisogna inventare niente. Come si potrebbe fare? E non diciamo che sempre, ma la Germania è il paese voluto, perché sono andato in Spagna e ho visto la stessa cosa, quindi c'è la possibilità. Come si potrebbe fare? Ma ad esempio, vai in certe catene, vedi il prodotto lì che lo puoi toccare con tutti i sistemi di sicurezza. Piccolo investimento. Beh, ovviamente. Però parlavamo prima di esperienza d'uso rispetto alla mancanza di esperienza. Cosa c'è di più bello che andare lì a toccare una cosa, vederla, comprarla? Certo che se non è una teca, poi dopo non mi posso rischiare, cioè non posso lamentarmi che l'e-commerce prevale. Non per niente c'è comunque un'azienda che ha fatto dei suoi store dove puoi addirittura utilizzare tutto. Bravo, vai lì proprio. Il punto di partenza, no? Però io adesso, lungi da me nel fare insegnante a casa degli altri per modestia, però oggettivamente il punto di vista deve essere il punto dell'esperienza emotiva, touch and feel, prova. Se vengo meno di questa missione... Certo. Posso dirti che forse Tim sta facendo qualcosa per portare nei nuovi concept store l'idea di Apple, per dirla tutta? Sì,
benvenuta, posso essere solo favorevole. Quindi quello che ti posso dire di Alcatel è che innanzitutto se esistiamo da più di 20 anni è perché vuole dire che siamo una società che è sempre stata capace di interpretare i cambiamenti, di gestirne e farne parte, se no non saremmo qui ancora. Chiaramente quello che abbiamo avanti è una sfida che non è né tanto più grande né tanto più piccola di tutte quelle che abbiamo passate finora. Nel frattempo la nostra Alcatel in tutte le storie è diventata un'azienda che è parte di un grosso gruppo di consumer electronic cinese che si chiama appunto TCL, che nel suo mercato domestico è leader nel televisore, nel bianco, per cui possiamo solo avere delle prospettive di crescita legate all'integrazione con i nostri colleghi del consumer electronics. Oltretutto, come sapete, la nostra è un'azienda che si chiama TCL Communication Technology, la parte di telefonia, ma che gioca in ambito mondiale con due brand, appunto l'Alcatel nell'EMEA, nelle Americhe, e nel mercato domestico in Cina con il marchio TCL, cosa che volendo ci può fare immaginare qualsiasi tipo di scenario con i brand insieme, differenziati. Quindi qual è l'Alcatel di oggi? Un'Alcatel che è riuscita a far parte del cambiamento. Quella è l'Alcatel di domani, è un'azienda che avendo in casa tutti gli asset di un'industria, quindi alcuni dei componenti, la produzione, la ricerca e sviluppo, vendita e marketing e parte di un gruppo più grande, globale, di consumer electronics, può solo integrare al meglio questi asset per essere ancora più competitivi in questo scenario che è sempre più competitivo e richiede sempre più forza e attenzione. Dovendo guardare nel futuro, al di là di quello che già c'è oggi e che già le case stanno cercando di portare a successo, come vedi la prossima evoluzione dello smartphone e del telefono cellulare? Ma secondo me continuerà a arricchire queste macro aree che tu hai detto. La verità è che lo smartphone sta diventando uno smart qualcosa, quindi forse la parte voce è la parte meno rilevante, per cui come hai detto tu, ha conquistato una categoria, ne conquisterà un'altra. Quindi attendere lo smartphone diventa l'oggetto che ingloba tutta una serie di prodotti che a quel punto non prendiamo più, per cui le aree di sviluppo sono appunto di ulteriormente stressare queste cose, questi sub-utilizzi e poi seguire il trend, perché certe volte i trend d'uso sono molto più veloci del... Spesso è il consumatore che imprime il cambiamento sulle guarda, prodotti. Selfie, uno cioè, per tutto. Selfie è stato il consumatore, sì. Cioè c'è sempre stato nel telefono, ma quel boom è stato guidato dal consumatore che ha guidato le aziende, i costruttori a dimensionare diversamente i telefoni. Quindi, velocità. Ringraziamo Fabio Ferraro, Country Manager HTL Italia, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi vi diamo appuntamento a presto per la prossima intervista sul canale di Marketplace. Arrivederci e buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro a te. Grazie.